Parla tifoso partenopeo. Siamo tornati con l'ultima novità che promette di scuotere il mondo del Napoli. Ma prima di tuffarci in queste novità, clicca mi piace se sei napoletano vero, per rafforzare la nostra passione azzurra. Andiamo! Oggi vi portiamo una di quelle novità che vi fanno battere forte il cuore. L'iconico attaccante Mario Balotelli, attualmente alla Dana Demirspor, ha espresso ancora una volta il suo desiderio di tornare in Serie A italiana. Il giocatore, che ha giocato in club come Monza e Brescia, è nel mirino del Napoli, ma nella mischia c'è una concorrente, la Salernitana. L'agente Vincenzo Raiola sta lavorando dietro le quinte per realizzare il sogno di Balotelli e la proposta è sul tavolo. La Salernitana, tramite il direttore sportivo Walter Sabatini, ha avuto un colloquio informale con l'entourage dell'attaccante. Balotelli è disposto ad accettare un contratto di 6 mesi, senza grandi richieste economiche, consapevole che il suo ritorno in Italia potrebbe concretizzarsi. Tuttavia, le cose non sono così semplici come sembrano. Nonostante l'offerta ufficiale, la dirigenza napoletana, guidata da Iervolino, sembra titubante. La validità di questo possibile ritorno non ha convinto del tutto e finora non hanno mostrato molto interesse ad approfondire le trattative. E così, ci ritroviamo con questa situazione intrigante. Balotelli, con la voglia ardente di vestire nuovamente la maglia della Serie A, affronta il braccio di ferro tra Napoli e Salernitana. Vedremo Super Mario in Italia? Questa telenovela promette emozioni. E ora vogliamo sapere cosa ne pensano tutti. Lascia i tuoi commenti qui sotto. Napoli o Salernitana, quale sarebbe la scelta migliore per Balotelli? Non dimenticare di mettere mi piace, iscriverti per non perdere nulla e condividere con tutti i tuoi amici napoletani. Forza Napoli sempre!